Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi noi prepareremo dei buonissimi cannelloni. Non li farò io, ma li farà mia madre, che per motivi suoi non vuole essere ripresa. Quindi sentirete soltanto la mia bellissima voce e qualche volta comparirò io ad aiutarla. Quindi mi raccomando, vedetevi tutto il video e buon appetito. 3 etti di farina tipo 00 e 3 etti di farina di semola. Aggiungiamo 6 uova. Sì, lo so che ne ho aggiunte soltanto 5, ma dopo ce ne accorgeremo e ne aggiungeremo anche un altro. Iniziamo ad incorporare le uova con la farina tramite una forchetta e dopo andremo bene impastare con le mani. Se l'impasto risulta troppo duro, ci aggiungiamo un uovo in più. Continuiamo a lavorare la pasta finché l'impasto non diventa bello liscio. Facciamo riposare l'impasto per una mezz'oretta e dopo andiamo a stenderlo con la nostra nonna papera. Allora ragazzi, i passaggi da fare con la nostra nonna papera sono: prima di tutto iniziamo a girarlo al livello 0, così inizia a diventare sempre più lunga la pasta, fin quando non lo continuiamo a fare sempre al livello 0, fin quando la pasta non diventa liscia. Quando lo tiriamo deve essere liscia. Poi diminuiamo e andiamo, ad esempio nel mio caso, allo scattino 3 e tiriamo la pasta. Poi, ultimo passaggio, dopo che abbiamo fatto con il nostro livello 3, lo mettiamo all'ultimo livello e, come vedete, la pasta è diventata lunghissima ed è così che bisogna fare, perché non è troppo spessa e, come vedete, si deve vedere attraverso. Dopo aver tirato la pasta, le mettiamo, come avete visto, su un vassoio e mettiamo la farina sopra, sennò si appiccica la pasta l'una con l'altra. Nel frattempo abbiamo preso due teglie di porcellana
e ci abbiamo messo dentro un po' di burro, e l'abbiamo strofinato ovunque, e poi dopo ci metteremo sopra del pan grattato. Poi invece per fare il ripieno abbiamo utilizzato 1,4 kg di carne, l'abbiamo messa, abbiamo preso una pentola, abbiamo messo a rosolare sedano, carote, cipolla, uno spicchio d'aglio, una foglia d'alloro con un po' d'olio. Abbiamo fatto rosolare il tutto e ci abbiamo buttato la carne. Una volta che è stata rosolata la carne, ci abbiamo messo un bicchiere di vino. Abbiamo aspettato che il bicchiere di vino bianco evaporasse. Una volta che è evaporato, ci abbiamo aggiunto dell'acqua calda fino quasi a coprire del tutto la carne. Nel frattempo che si cuoce, aspettiamo che viene assorbita tutta l'acqua e controlliamo se la carne è morbida. Se la carne è morbida, noi prendiamo e spegniamo il fuoco, vuol dire che la carne è fatta. Se invece non è ancora morbida, ci aggiungiamo un altro po' d'acqua e aspettiamo che diventa morbida. Sempre col procedimento di prima per far assorbire prima l'acqua. Poi abbiamo anche tagliato la mozzarella a striscioline, non a cubetti, perché se a cubetti viene troppo piccolo, a striscioline sottili. E poi abbiamo messo la nostra pasta che, come vedete, che avevamo già fatto, l'abbiamo presa, abbiamo messo in una pentolone con dell'acqua calda, ci abbiamo messo dell'olio dentro, non abbiamo salata l'acqua. E abbiamo messo 5 pezzi di sfoglia di pasta dentro questa pentola. Da parte ci siamo messi un'altra bacinella con l'acqua fredda, perché almeno in modo tale che quando tiriamo su la pasta che è cotta, gli blocchiamo subito la temperatura mettendola con l'acqua fredda. Dopo che abbiamo asciugato la pasta, iniziamo il procedimento vero e proprio per formare i nostri cannelloni. Abbiamo preso la nostra pasta, abbiamo preso anche il nostro impasto che ho triturato, come avete visto, di carne, e l'abbiamo aggiunto alla mozzarella. Abbiamo fatto dei vermoni giganti e li abbiamo messi all'interno della nostra pasta. L'abbiamo rotolati e l'abbiamo adagiati nelle nostre teglie.
Infine ci andremo a mettere anche della besciamella. Nel frattempo che mia madre arrotolava i cannelloni, io sono andato in cucina, ho preso una pentola e ci ho versato una bottiglia di pomodoro. Poi ho messo una cipolla, del sale, del pepe, ho aspettato che il tutto bolliva e il sugo è pronto. E adesso lo andremo a versare nei cannelloni, come vi sto mostrando. Alla fine, come vedete, ho aggiunto della mozzarella, così rende il tutto bello bello filante. Ed ecco qui il piatto terminato. È bello, vero? Adesso proveremo l'assaggio. Buonissimo, veramente buono. Rifatela, anche se ci vuole tanto tempo, ma è buonissima, ragazzi. Allora, e vi auguro buon Natale, perché oggi sto registrando che è il 25. Quindi, tanti auguri. Mi raccomando, ci vedremo in live ogni sabato. E se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare, iscrivervi e seguirmi nelle mie varie pagine social, che troverete il link giù in info box alla fine del video. E come al solito, un saluto. Ciao!